signore e signori, Fox! Ma c'è gente affacciata. No, buonasera a tutti, grazie mille per essere venuti così numerosi a questo spettacolo che già pronuncio essere uno dei più belli spettacoli degli ultimi 30-35 anni. E non perché sono io il protagonista, ma proprio perché sono io il protagonista. Sono tornato in Italia da poco, non so se seguite i social, ma sono stato in America per un po'. Ho detto vado in America, se faccio successo in America col cazzo che torno, eccomi qua! Perché quasi oggi sono arrivato qua un po' prima e non riuscivo quasi a girare per il paese perché mi hanno fermato tutti, mi hanno praticamente riconosciuto tutti. No! Ma tu sì! Ma hai visto che c'è? Grande Buzz! Sei troppo forte, vieni che ci facciamo una foto, vieni! Troppo forte, aspetta, parlaci! Ma chi è? Parlaci, mia zia, fa! Pronto? Ma parlaci, è in ospedale, parlaci! Come in ospedale? E c'ha 3 giorni di vita, parlaci! Ma che cacchio dico? Fai il pazzo, fai il pazzo! E poi muori! Attenzione! Ti accorgi che un aereo è troppo low cost quando l'acqua sull'aereo la distribuiscono così. La voglia di ballare non ce l'abbiamo proprio nel nostro DNA. Come si chiama questo signore con la camicia bianca qua davanti? Franco, quanti anni hai, Franco? 74, posso darti di tu, siamo coetanei più o meno. Franco, sinceramente, ti sei mai svegliato la mattina e sei guardato allo specchio e hai detto: ma lo sai che oggi ho proprio voglia di dance? No! Non ce l'abbiamo la voglia di ballare, non siamo capaci, però tutti noi abbiamo, tutti noi, anche tu Franco, non so se sai ballare, ma tutti noi siamo dotati, il nostro Dio ci ha donato, poi non c'è il Dio che io, a me piace Thor, il babbo di Odino, il babbo di Thor, come Dio mi piace, e ci ha donato un passo base di salvezza nascosto nel nostro codice genetico, in una sottocartella con una password zippata da utilizzare al momento del bisogno. Questo passo alcuni lo conoscono, altri l'hanno visto fare, altri lo sanno fare. Ve lo faccio vedere, faccio prima il passo è uguale per tutto questo passo. Un attimo, scaldo un attimo che dopo che non lo faccio. Di vita, di gioie e dolori, ho scritto per tutti, tranne te, che poi muori. Ma che bella gente, che bella serata, speriamo ci sia anche un po' di patata. Sono venuto apposta, mi sono fatto anche bello, sono qui in carne ed ossa e ho portato
E se nella notte senti una che strilla, è perché il mio pisello è il pisello Godzilla! Città. Nel mio intimo Cecilli. E chi ce l'ha messo? Si sarà seduta sopra. Buono questo cioccolato. Svizzero? No, pakistano. Ti piacerebbe mantenere il tuo water sempre pulito e igienizzato? Falla nel lavandino. Stanca dei peli superflui? Dati fuoco. Vuoi risolvere la tua vita con un click? Sparati. Vorrei che ci fosse un po' meno cemento e che ogni bambino fosse sempre contento. Vorrei che domani finisse ogni guerra e che Flavio Briatore zappasse la terra. Ti svegli un mattino e pensa che bello se esplode la casa del Grande Fratello. Pomeriggio tu pensa che gusto se scoppia una tetta a Barbara D'Urso. E invece per l'isola battiamo le mani se viene sommersa da un bello tsunami. Il fisco ci affonda e ci mette alle strette, fra un po' passeranno anche le puzzette. Ma se la benzina è sempre in aumento, spargiamola bene sul Parlamento. Che guadagnano poco, prendiamo un cerino e diamo il fuoco. La crisi è passata, pensate al futuro, ma state un po' zitti e andate a fare le riforme. Ma per non farvi tutta l'erba un fascio, qualcosa di buono stasera vi lascio. Per tutti i politici un bel regalino, un viaggio in crociera qui da Schettino. Siete un pubblico stupendo, siete tutti bellissimi, tranne te. Tutti molto belli, tu no. Fai cagare. Volevo ricordare che questa è una serata anche a sfondo benefico. Qua intorno troverete degli stand con delle bottiglie di grappa. Mi raccomando, comprate delle bottiglie di grappa per la lotta alla cirrosi epatica. Per un amico tu puoi dare di più. Più. Se ti chiede anche dei soldi glieli dai. Se ha bisogno di un piacere tu ci sei. Ma se hai la macchina in panne hai la speranza che questo tuo grande amico venga a prendere te. Del Santo. Il parroco era un parroco molto rock and roll, si chiamava Don Bon Jovi ed è da lui che Piero ha preso, diciamo, ispirazione, perché intanto entrava in chiesa con l'Harley e tutto in piave, voglio sentire un urlo di misericordia e dal primo album di San Paolo agli Apostoli Gesù prese il pane, lo spezzò e disse stranamente fu cacciato. Grazie al sindaco di Muro di Arti per avermi invitato di questa sera, grazie mille signor sindaco, un applauso appunto per voi, perché questo spettacolo per voi è stato gratis. Grazie a tutti che siete venuti a vedere questo spettacolo così numeroso, vuol dire che avete degli ottimi gusti. Grazie a tutti, buonanotte.